Benvenuti allo stand di Moto.it. In questa occasione parliamo di moto elettrica e lo facciamo con Giampiero Testoni, che è direttore tecnico, esatto, giusto? Di esatto. Energica, e con il mio amico Alessandro Blanetti, che una volta andava forte con le 125 e adesso fa il collaudatore della moto elettrica, giusto? Collaudatore, sì. Allora, abbiamo visto, appena presentato il campionato, è la novità del 2019 nella moto mondiale. Raccontaci un attimo come sarà il campionato proprio in breve, poi ti faccio un po' di domande tecniche. Allora, a breve 5 appuntamenti durante il weekend della MotoGP. Se sanno già le gare, ovviamente, sì, quali sono, sì, quindi diciamole. Siamo Jerez, Sachsenring, Austria, quindi a uno ring. Poi cosa abbiamo? Misano e, sto dimenticando, e Valencia, credo. No. No. Ah, non seguivo, scusate. Francia, Francia. 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 Ah, ok, la seconda. Quindi format libere, qualifiche e gara la domenica prima della libere moto. Quanti turni di prove libere, scusa? Saranno due turni di prove libere, uno di qualifiche al sabato e domenica la gara. Ok. Allora parliamo di cose tecniche, visto che tu sei il direttore tecnico della moto elettrica. Allora facciamo un paragone intanto, prendiamo una moto 2 e una moto elettrica, potenza. Allora, potenza sono circa 120 kW, quindi parliamo di 150-160 cavalli, coppia parliamo di più di 200 Nm di coppia, quindi tanta e abbondante. Sì. Peso maggiore, 260 kg. Quindi... È un po' il limite? Il diciamo che siamo sì, la tecnologia delle batterie è quella che decide, in poche parole, il peso del veicolo. Perché... E le gare quanto dureranno? Dureranno saranno gare sprint. L'obiettivo di Dorna è stato quello di non fare gare di strategie, ma il pilota deve dare 100% dal primo all'ultimo giro, quindi sparerà di circa 10 giri a circuito, quindi diciamo 40-50 km, 45 km giù di lì, poi magari in qualche pista uno o due giri in meno, qualche pista di più, lì poi è in mano ad Orna l'organizzazione, quindi sono loro a decidere il format di gara, però diciamo dai test fatti sono questi i giri. Allora, la gara, questo lo dico io, non è ancora ufficializzato, ma è sicuro che sarà tra il warm up della MotoGP e la prima gara della Moto3, quindi diciamo intorno alle 10:15, insomma 10:20, 10:30, una cosa così. E volevo sapere se Dorna quali limiti vi ha dato, o non vi ha dato limiti, o quale richieste vi ha fatto. Allora, richiesta principale era potenza costante, perché i veicoli elettrici tendono con lo scaricarsi della batteria a calare di prestazioni per tutta una serie di motivi tecnici, quindi il primo input che ci ha dato, ha detto non vogliamo gare di strategia, cioè uno non deve andare piano, lasciare passare l'altro per poi accelerare, no. Devono essere gare, quindi, sprint. Il contrario della MotoGP, mi viene da dire, ma questa è una battuta che faccio io. No, vabbè, saranno i limiti delle gomme, certo, come certo. Ci sono in moto. Però diciamo, essendo gare più sprint, non avremo di quei problemi lì, ma ovviamente la tecnologia, siamo veramente all'estremo della tecnologia, e questo è quello che si riesce a fare per quello che è adesso. Allora, se non sbaglio, 12 team e 18 piloti, giusto? Esatto, sono i team non ufficiali della MotoGP, alcuni esatto. Team Moto2 e Moto3. E la Moto3, abbiamo visto recentemente che il team di Paolo Simoncelli, per esempio, SIGE 58, ha annunciato come pilota Bradley Smith, quindi avremo anche nomi importanti. Assolutamente, sì, è questo che ha portato anche un maggior interesse, forse anche più di quello che ci si aspettava su questo campionato. Sì, io credo che sarà molto seguita la Moto E, soprattutto nel debutto, nelle prime gare, ma io credo che avrà tanto interesse. Secondo te, in quanti anni la moto elettrica sostituirà la MotoGP? Secondo me non la sostituirà. Mai. Secondo me, forse... Non in tempi brevi. No. Deve essere, ma è giusto che sia così. Sono due tecnologie diverse. Motore endotermico è giusto che continui a esserci, di dare certi certo. tipi di prestazioni, di emozioni e quant'altro, ma è giusto anche dare spazio alle nuove tecnologie. Quindi secondo me saranno campionati che andranno in parallelo. Non deve esserci questa paura di sorpasso uno con l'altro. Senti,
l'ultima domanda per te prima di passare al pilota, al collaudatore. Campionato monomarca, questa immagino che sia stata una decisione di Dorna. Perché siete stati scelti voi, come siete arrivati insomma a conquistare la Dorna? Beh, per me allora, è ovviamente. Speriamo. Beh, innanzitutto monomarca, scelta non dico obbligata ma quasi per il numero di costruttori perché ancora limitato, ancora non ci sono, quindi per 3 anni Energica sarà costruttore unico, quindi 2018 promozione, quello di quest'anno, dal 2019 al 2021 saremo costruttori unici con la nostra Ego Corsa che abbiamo presentato proprio qui ad ECMA e eravamo 3 o 4 mi pare contendenti. Dorna ha voluto puntare su di noi un po' per il nostro trascorso, diciamo, siamo una realtà produttiva, stiamo producendo moto da strada e abbiamo comunque anche un pedigree nelle corse perché abbiamo corso nei vari campionati italiano, europeo, wildcard nel mondiale, quindi esperienza ne avevamo anche sotto quel lato lì. Noi ovviamente abbiamo colto la sfida, la nostra. Noi dovevamo esserci, non potevamo non esserci, perché se ci fosse stato qualcun altro voleva dire che erano meglio di noi. Quindi noi abbiamo dovuto fare tutto il possibile e siamo veramente contenti del risultato ottenuto. Credo anche Dorna abbia apprezzato gli enormi sforzi che abbiamo fatto, perché da un campionato semplice, partendo da una moto stradale, siamo arrivati a fare una moto da zero. Benissimo, adesso, caro Alessandro, allora, la prima volta... Scusami, anzi, faccio una piccola parentesi. Tu hai corso nel mondiale? 99, in che anni? 2000, 2001. 125 sempre. Andavi forte? Lo dico io, questo sì, andava forte. Te. Io non lo so. Io davo il massimo, poi andava i risultati forte. Erano quelli che erano, però. Allora, la prima volta che sei salito su una moto elettrica, quando è stato? Quanti anni fa? Nel 2009 o 10. Ed è stato uno shock da è pilota? È stato uno shock quando me l'hanno detto. Poi, quando sono salito sopra... No, perché alla fine è una moto. Quando sali in sella, c'hai un acceleratore, il primo impatto... Però Alessandro, sai che gli appassionati storgono un po' il naso, no? Senti il motore elettrico... infatti insomma, quando mi hanno detto, Roberto Cevolini era all'epoca, c'è da provare sta moto qui elettrica? Elettrica? No, cioè perché? Invece sì, c'è da provarla perché comunque è una moto. Io, amico di Roberto, ho detto ok, va bene, la proviamo. Sono salito, primo giro, sono rientrato. Forse a Mugello, non mi ricordo. O Francia Corso o Mugello. Ancora pista vera. Sì, pista vera. E primo giro mi sono fermato, io ho detto, oh, avevi ragione, è una moto vera. Cioè, perché comunque sono arrivato forte in staccata e ho avuto... più o meno, vabbè, all'epoca la moto era un po' a livello primordiale così, le velocità c'erano, in curva ho toccato il ginocchio, ho sentito dei rumori che prima non sentivo, quindi... è vero. Sì, perché prima sentivo solo il rumore del motore, scalate, quello che sia, invece il vento e le saponette a terra non l'avevo mai quindi sentito. Quindi la sensazione è piacevole? Sì, sì. Ecco, e da allora adesso immagino che è tutto un altro mondo? Sì, no? Decisamente. Soprattutto nell'ultimo step anno e abbiamo fatto una moto che è percorrere. Ma allora, parlando con tutti quelli che l'hanno provata, perché ricordo che quest'anno in tantissimi Gran Premi, prima delle gare della Moto3 c'era un pilota, un ex pilota che faceva un giro di pista per far vedere a tutti. E l'ultimo che l'ha fatto in Australia è stato un certo Mick Doohan, con il quale ho parlato in Malesia. E lui, un po' come tutti, sottolineano il peso. Insomma, il peso è quello che colpisce di più un pilota abituato a una moto da corsa. Sì. Insomma, si sente tanto il peso, o no? Allora, premetto una cosa, che i piloti hanno provato una moto che non è questa. Che ancora non è quella definitiva, certo. Io ogni tanto la guido per il marketing, perché adesso lavoro proprio a tempo pieno, in Energica. Anch'io dico, oh, abbiamo fatto un lavorone quest'anno, perché da quello che è lo stradale, che comunque è una gran moto, a questa qui da corsa, quando vai a guidarla in pista hai bisogno di determinate cose, del tipo sospensioni sono diverse, i freni sono diversi. Ecco, si guida in maniera differente rispetto a una moto con motore tradizionale? No, si guida forse un po' più dolce, ma è proprio la moto stessa che ti si porta a guidarla.
in quel modo lì. E questa qui ha, ha una gran coppia, quindi si tira su facilmente al, al centro curva, se vuoi andare via, boom, vai via. Quindi il rapporto che c'è con il gas motore non c'è niente a che vedere con la moto endotermica, perché lì più ne dai più lei va. Certo. Quindi la coppia è sempre pronta. Uh-huh. Hai il freno motore ideale in tutte le curve, quindi è un po' aggiustato quello che è l'endotermico, diciamo, uh-huh, i problemini. Uh-huh. E quindi è diventata una moto molto molto divertente, secondo Senti, me. Ma i tempi sul giro sono paragonabili alla? Ci avviciniamo alla Moto 3. Alla Moto 3, quindi siamo. E l'obiettivo, diciamo, è arrivare alla Moto 3? L'obiettivo futuro è avvicinarci tra Moto 3 e Moto 2, diciamo, questo è un po' il nostro target. E secondo te cosa c'è da migliorare? Ma c'è da migliorare che come primo step di una moto elettrica in pista, secondo me è molto veloce, perché le Moto 3 sono molto veloci. Sicuramente in futuro, non so, le batterie saranno più leggere, e lì mi verrà che da pensare che la moto potrebbe aumentare di potenza e un po' più leggera, che ne so. Quindi a livello di maneggevolezza, ma cioè, è tutto da vedere, che ne sai. Benissimo. Primi test ufficiali a Jerez della Frontera, giusto? Sì, 23, 24, 25, IRTA test insieme a Moto2. Esatto, quindi ci sarà anche un confronto così, abbastanza interessante. Benissimo, per me che seguo il moto mondiale e che di moto elettriche dall'anno prossimo mi occuperò, è stata una chiacchierata molto interessante. Chiudo solo con una considerazione, mi ricordo a Laguna Seca, qualche anno fa, concomitante con la MotoGP c'era un campionato di moto c'eravamo elettriche, c'eravate anche voi, e mi ricordo che la discesa che dal cavatappi porta poi fino al rettilineo era impressionante, vedere queste moto, vederle proprio perché non le sentivi, vedere queste moto che venivano giù con una velocità pazzesca, devo dire che era emozionante. Quindi speriamo che il moto mondiale trasmetta ancora emozioni con la moto elettrica. Grazie. Senz'altro. Molte grazie a te. Molte. E grazie. Ad Alessandro.